Ciao, anche stasera parliamo di un veicolo piuttosto compatto e soprattutto di ottima qualità. Si parla di un Imer, un Camp 524, che è un mazzardato compatto con 6 posti letto, 2 lettini a castello, trasversali questi ultimi in coda, con la possibilità di poterne ribaltare uno e di ottenere un minuscolo garage, in tutto in 6 metri poco più di lunghezza. Questo camper è stato utilizzato sempre dalla stessa famiglia, è un oggetto che quindi ha avuto un unico proprietario, ha circa 89.000 km ed è disponibile presso il piazzale di ABC Camper a Pistone. Riusciamo a ottenere appunto un ottimo garage, ma non è indispensabile poterlo modificare il discorso della disposizione, in quanto i 2 lettini a castello possono rimanere fissi sempre perché abbiamo anche un portabici posteriore. Possiamo quindi utilizzare la parte bassa del gabone per mettere un passeggino o altri oggetti ingombranti. Il Camp 524 è adatto a una famiglia di 4 persone, in quanto con i 2 lettini, il letto matrimoniale in mansarda, rimane sempre pronta la dinette, che è tra l'altro di dimensioni più che generose rispetto a quello che è l'esigenza di una famiglia di 4 persone. 5 posti sono omologati e in teoria possiamo ottenere anche il 6° posto letto buttando giù la dinette, trasformandola nel letto matrimoniale appunto. Il camper, come dicevo, è un oggetto che ha 86.000 km, l'anno di immatricolazione del 2004. Nelle dotazioni c'è un pannello solare, la batteria della cellula è stata sostituita nell'ottobre del 2015, quella del motore nel 2011 ad ottobre, ma è in perfette condizioni. La cinghia di distribuzione è stata sostituita nel 2011, quando il camper aveva percorso 55.000 km. Diamo anche le catene da neve, le gomme anteriori sono state sostituite nel luglio del 2015. Questo camper è un ottimo compromesso tra qualità e dimensione dell'ingombro e il prezzo, pur essendo il veicolo di classe superiore, non dimentichiamo che è un Imer, è proporzionato alla qualità del veicolo. Viene 23.800 euro. La filosofia Imer, come sempre, si sviluppa in cercare di dare il massimo comfort nel più limitato ingombro esterno. In questo modo sono usciti vari tipi di cabina VC con il sistema Vario, detto Vario dalla Imer stessa. In pratica, in questo caso, c'è una piccola cabina doccia che consente però a chi la utilizza di poter usufruire di un vano doccia semplicemente mascherando con un pannello scorrevole in plastica la parte dello specchio e girando il lavandino sopra la zona WC. In questo modo abbiamo un vano doccia spazioso, adatto anche a persone ingombranti come ad esempio sono io. Una cosa importante delle docce della Imer è che raramente hanno una finestra. Anche in questo caso è invece presente, come vedete dal filmato, un maxi-blò gigantesco che garantisce la giusta aerazione, l'effetto camino, quindi anche i vapori della doccia vanno verso l'esterno, ma soprattutto consente la privacy. Anche quando siamo in bagno, per dare aria all'ambiente, non importa aprire una finestra che ci rende in qualche modo osservabili dall'esterno. Il blocco cucina Imer è stato uno dei primi costruiti in resina. Praticamente è stato mutuato dalla serie Lusso de Motorhome, che è stato il primo pezzo in assoluto a utilizzare questo tipo di materiale per il blocco cucina. La serie Lusso è la S-Class. E molto pratico, luminoso, esteticamente più elegante, ha un tagliere scorrevole che si trasforma in un comodo piano d'appoggio per poter lavare oppure preparare cibi. Il sedile del passeggero è girevole e contribuisce quindi a dare più prospettiva a livello di convivialità alla dinette. I pensili sono in pratica doppi, cioè un vassoio sotto in resina che si abbatte verso il basso e il pensile vero e proprio nella parte alta, arieggiato in modo da non trovarsi con le cose dentro i pensili bagnate di condensa nel momento in cui andiamo a fare campeggio invernale. Anche questo camperino ha
praticamente la costruzione delle pareti in PUAL, è un brevetto della Imer. Praticamente sono pareti prestate in un ambiente a temperatura e umidità controllate, e pressate progressivamente man mano che il poliuretano iniettato tra la parte esterna e quella interna della parete veniva a dilatarsi, quindi una pressione lenta e costante che fa sì che la densità del materiale isolante sia talmente elevata che la Imer stessa dava come equivalente a livello di coibentazione ad un muro in cotto di 44 cm. Direi che è un ottimo camper anche sotto il profilo dell'impermeabilità, grazie al sistema di sigillatura e di incastro delle pareti che sono unici. Imer è famosa anche per questo. A me personalmente è capitato una sola volta un problema di infiltrazione su un Imer ed era dovuto a un terzo stop, una luce terzo stop difettosa imbarcata. Bastato sostituire quella e praticamente non c'è rimasta alcuna traccia dell'ingresso dell'acqua. Credo che per oggi sia tutto. Io penso che possa essere un mezzo molto molto adatto a una famiglia con due bambini che vuole un veicolo snello, adattissimo ad esempio a uscite per i weekend, senza ingombri e fronzoli di dimensioni o pesi che possano costituire un ostacolo. È una filosofia diversa rispetto al grande mansardato che molte famiglie scelgono. È una questione di scelte chiaramente e anche di quello che può essere il vostro tipo di filosofia del viaggio. Se avete bisogno chiamatemi, il numero lo leggete in sovrappressione.